Qualche giorno fa la WWE ha reso note le informazioni finanziarie del secondo quarto dell'anno in corso, nel 2019, e tutti gli indicatori confermano come i prossimi sei mesi saranno la base di partenza per bilanci mai così ricchi. Grazie soprattutto all'inizio dei nuovi contratti televisivi americani con USA Network per Raw e Fox per SmackDown. Ciò detto, molti altri termometri che testimoniano la popolarità del prodotto sono invece in calo, pur se leggero. Parlo di iscrizioni al network, vendita dei pay-per-view attraverso il sistema tradizionale, presenza media nei live event, proventi dalle licenze, vendita del merchandising e così via. L'unico segmento rilevante che mostra aumenti è legato ai diritti internazionali dei programmi televisivi, merito soprattutto delle nuove nazioni che hanno deciso di salire a bordo della famiglia WWE. Ma anche qui bisognerà vedere un po' le cose come si assesteranno nell'immediato futuro, giacché ci sono diverse nazioni, compresa la nostra, il cui domani è abbastanza incerto. Andando ai numeri, nudi e crudi, molti analisti si attendevano un bilancio statico con possibilità di caduta in negativo prima del grande picco che vi ho preannunciato. Invece la WWE è riuscita comunque a generare oltre 10 milioni di dollari di profitti, ve lo ricordo, in tre mesi. Nella conference call con gli investitori, Vince McMahon ha dichiarato che la federazione sta lavorando a nuovi accordi televisivi, soprattutto con l'India e con il Medio Oriente, con ambedue questi mercati che dovrebbero superare l'Inghilterra, che per un paio di decadi è stato il secondo luogo di diffusione prioritario WWE per importanza e radicamento. Interrogato al riguardo, Vince ha confermato l'intenzione di proporre contenuti più sferzanti, che polemiche uguale soldi, pur ricordando che la compagnia è e rimane TVPG e che non desidera modificare tale modo di proporsi. Anzi, aggiungo io, con il passaggio a Fox, l'irradiare programmi più violenti potrebbe generare qualche attrito con l'emittente. Valutando le dichiarazioni nella loro totalità, comprese quelle del co-presidente George Barrios, la mia opinione è che WWE sta preparando qualcosa di grosso, di importante, di radicale per il mercato indiano. Un qualcosa che andrà a chiudere da qui a 12-36 mesi. Un'operazione, credo, di grande, di enorme importanza, e che raccoglierà quanto seminato tempo fa, quando la Lega decise di proporre Jinder Mahal come campione. Tenete ben presente che l'India, stando al censimento del 2017, è il secondo stato più popolato, / popoloso al mondo, e che negli ultimi 10 anni il reddito pro capite è salito quasi del doppio. Questi sono dati del Fondo Monetario. Ovviamente la ricchezza non è equamente distribuita, non lo è mai, però l'idea di un'India, insomma, ancora quasi medievale permane in alcune zone, ma sta un po' cambiando. E il fatto che WWE abbia tenuto pochi mesi fa, a marzo, il primo tryout generale in quei confini, tra quei confini, sotto sotto, è un'altra informazione addizionale che mi porta a ritenere che il mercato indiano vada monitorato con estrema attenzione da qui all'immediato futuro.